Un grande libro all'ingresso del centro di fisiopatologia della riproduzione al primo piano della Torre 1 dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è il custode di tante storie di speranza. Sulle pareti ci sono i ritratti e le fotografie dei piccoli nati grazie al lavoro dell'equipe del dottor Francesco Fusi, che ogni anno aiuta circa 1.500 coppie a coronare il sogno di diventare genitori. Noi siamo un centro di terzo livello, quindi facciamo sia le cose più semplici come l'inseminazione intrauterine che le fecondazioni in vitro con la tecnica FIV, la tecnica ICSI e come terzo livello anche il prelievo degli spermatozoi testicolare nei casi di azoospermia. Un percorso lungo che negli ultimi 18 mesi ha dovuto fare i conti anche con la pandemia da Covid. Per fronteggiare le difficoltà è stato avviato perciò un progetto sperimentale di telemedicina chiamato Smart PMA. Il primo colloquio viene filtrato, diciamo così, dalla nostra segreteria, quindi la coppia manda una mail alla nostra segreteria e la segretaria la richiama e valuta, cioè diciamo valuta, programma un primo incontro, un incontro di coppia, che chiediamo sempre che almeno la prima volta siano presenti entrambi, non solo per ottemperare alle necessità legislative, perché la nostra legge prevede che le cure dell'infertilità siano esclusivamente a coppie stabili, ma anche per una prima valutazione della reale intenzione di entrambi i componenti della coppia di dedicarsi a un percorso che può essere anche un po' lungo o stressante. In un laboratorio asettico avviene la crioconservazione degli spermatozoi sotto azoto liquido a una temperatura di meno 196 gradi. Allora, congelati adesso con le nuove tecniche anche 20 anni e manteniamo le stesse caratteristiche. Preparati per le tecniche ICSI o FIV, un'oretta, non di più, poi la motilità decade. In un secondo laboratorio, attiguo alle sale operatorie dove viene eseguito il prelievo ovocitario, si effettua l'inseminazione con le due tecniche ICSI e FIVET. Un incubatore permette poi di monitorare in tempo reale cosa accade agli ovociti inseminati. Più la paziente è giovane, più le chance sono comunque maggiori. Oltre all'infertilità, l'equipe del dottor Fusi si occupa di prevenzione e di preservazione della fertilità nei pazienti che hanno problematiche oncologiche. Da quando abbiamo incominciato con le donne, la grande percentuale erano soprattutto le ragazze con patologie onco-ematologiche. Oggi invece la prevalenza è quella delle ragazze, signore, giovani con tumore alla mammella, che quindi hanno una previsione poi di vita abbastanza lunga e che però vedono bloccata la propria possibilità di riproduzione per diversi anni.